Diamo inizio a questo nostro incontro e parliamo all'interno del ciclo libertà nelle liberalizzazioni, parliamo di sviluppo economico. Parliamo appunto di libertà nel senso che molte volte si è portati a pensare che la liberalizzazione di per sé porta una reale libertà, cioè voglio dire il mercato coincide necessariamente, crea delle virtù automatiche insieme alle libertà che dopo fanno riferimento alla persona. Così come noi impariamo, abbiamo imparato in tanti anni di meeting, abbiamo sempre pensato alla libertà come qualcosa che attiene alla sfera del desiderio della persona. Dunque la libertà economica in qualche modo ne è parte di una libertà molto più grande che è continuamente ridestata da questo desiderio, cioè la desiderio della persona che in qualche modo sente la necessità di sprigionarsi e di evolversi secondo un principio di libertà. Siccome si fa molta confusione su questo tema, c'è sempre questa riduzione, si parla molte volte in astratto, molte volte si è portati a ridurre quello che sono problemi complessi dentro schemi precostituiti dove ognuno di noi in qualche modo cerca di piegarci quelli che sono i propri pensieri, i propri voleri. Proprio per rispettare questo, proprio il clima del meeting, che è un clima di grande libertà dove si discute, si parla, nessuno di noi ha un principio, ha una soluzione a tutti i problemi, però crediamo che il dialogo in qualche modo possa aiutare a capire meglio quali sono i problemi, quali possono essere le risposte. Le risposte non sono mai univoche, non esiste il pensiero unico. Esistono delle opzioni sono, voglio dire, in qualche modo dopo sono connesse con la responsabilità delle scelte, ci sono dei sacrifici, ci sono dei problemi seri, delle complessità, ecco, vogliamo parlare di questo, dunque a ruota libera e se mi consentite c'è questa anche maggiore libertà perché la qualità dei relatori e il fatto che sono ormai amici del meeting da vecchia data ci consente in qualche modo di non porre determinate questioni prefissate, ma dentro questo tema vorremmo sentire il contributo di tutti. Abbiamo con noi il presidente Mazzotta della Popolare di Milano, abbiamo Savino Pezzotta, presidente della Fondazione Tarantelli, ex segretario della CISL, abbiamo Giuseppe Mussari, presidente del Monte Paschi di Siena, e abbiamo Lamberto Cardiaca, il presidente di Consob. Dunque abbiamo banchieri, abbiamo persone che hanno esperienze all'interno del sindacato e abbiamo il cosiddetto regolatore o quello in qualche modo che dopo ci controlla. E dentro questo devo dire che anche il fatto di mettere insieme il regolatore insieme a chi oggi fa le banche in qualche modo è in qualche modo mettere il dito nella piaga, perché in questo periodo non va più di moda. Cioè, mi ha impressionato cinque giorni fa in un dibattito sulla radio che ha preceduto un dibattito dove eravamo presenti io e Pezzotta, c'era un professore che rispondeva alle domande, un cittadino ha fatto una domanda su tutt'altro e questo qui si è incazzato con le banche. Il professore universitario si è ripresa con le banche. Cioè, ormai, voglio dire, oggi il pensiero, cioè le banche sono qualcosa in qualche modo. Allora, appunto, mettere le banche con la Consob, a cui tutti quanti diciamo controllali meglio, stanno facendo qualcosa di negativo, ecco, ci vuole anche questo, voglio dire, fa parte della grande libertà del meeting. Ma questo lo dico perché ho molto apprezzato in questi anni di lavoro di Lamberto Cardia alla Consob che oltre al rigore dell'applicazione delle regole, dove ne ha dato prova, voglio dire, tangibile, ha un'idea di mercato in qualche modo dove coglie molto chiaramente nella sua relazione annuale alla Consob quest'anno, si coglie chiaramente la preoccupazione che bisogna salvaguardare la libertà e in qualche modo dopo dentro regole che in qualche modo non diventino soffocanti. Voi sapete che le regole molte volte sono delle forme anche subdole per creare mercato, per soffocarle, dunque è un tema molto complesso che bisogna capire, non è semplice, è molto complesso. Allora, da questo punto di vista l'ordine degli interventi interverrà il presidente Mazzotta, a seguire Savino Pezzotta, dopo Mussari e dopo Cardia. Faremo 13 minuti a testa di intervento, poi ci sarà una seconda tornata. Dentro questa libertà, vorremmo capire un po' meglio, un qualcosa di più rispetto a quelli che sono i luoghi comuni. Allora darei da subito la parola al presidente Mazzotta.
Bene, io ringrazio Graziano Tarantini, saluto cordialmente tutti gli amici presenti. Riprendo una battuta di Graziano quando diceva che in genere ce la si piglia sempre con le banche, ma le banche sono come la moglie del cinese. Ecco, quindi bisogna sapere che questo è il ruolo e quindi può capitare, molte volte quando capita qualcosa c'è. Ecco, quindi l'argomento mi pare sia in sostanza pubblico-privato e sviluppo. Io approfitto dei minuti, quindi in maniera molto succinta, però per fare un attimino di storia, perché quando si parla di queste cose tante volte io ho un po' l'impressione che ci si dimentica da dove si viene. Allora, noi viviamo in una realtà economica, sociale, che dagli anni 30, e quindi dagli anni in cui la risposta è stata una risposta ai fallimenti bancari e alla grande crisi, questo è un mercato che vede una presenza corposa, robustissima del sistema pubblico, è un'economia mista a forte presenza pubblica nei settori della banca, della finanza, dell'industria di base, dell'industria manifatturiera. Addirittura nell'assetto dello Stato corporativo veniva sottratto al mercato anche la regolazione delle decisioni in materia di salario e di condizioni di lavoro. Quindi un sistema a forte componente pubblica e a forte regolazione pubblicistica. I due primi trasferimenti all'area del mercato sono accaduti dopo la guerra e hanno coinvolto la maggioranza della popolazione attiva, anche questo si dimentica, riguardando l'avvio del movimento sindacale libero e della contrattazione collettiva e quindi sottraendo la determinazione delle condizioni di lavoro e dei livelli salariali dalle decisioni pubbliche e riportandole alle decisioni di contrattazione e quindi di mercato e facendo nascere i soggetti del mercato. E poi, se si guarda alla sostanza e non alla forma, alla diffusione della proprietà contadina a seguito della riforma agraria e della trasformazione dei contratti di mezzadeia. La nascita dello sviluppo del privato è nato lì. Comunque la struttura dell'economia mista a forte componente pubblica diretta e indiretta, diretta come potere pubblico delle imprese, indiretta nella strumentazione pubblicistica degli strumenti di politica economica, nell'organizzazione degli strumenti di politica economica. Bisogna ricordare che fino a non tantissimo tempo fa era il governo a determinare il regime dei tassi di riferimento e il regime dei tassi di cambio. Ecco, nonostante questo sistema di economia mista ha governato la ricostruzione e la realizzazione di uno sviluppo benessere diffuso. Questo ha riguardato tutti gli anni 50 e gli anni 60. In alleanza, e questo è stato a mio avviso il miracolo economico, in alleanza con il lavoro autonomo e sviluppando il sistema di piccola impresa. Quindi io vorrei dire che nella contraddizione, nel contrasto che molte volte polemicamente si fa tra pubblico e privato, bisogna capire qual è l'origine storica, quali sono gli elementi che una determinata realtà strutturale del sistema italiano, nato per ragioni che sono state più di imposizione che di scelta, pur sempre ha prodotto. Naturalmente da questo sistema c'è stata una fuoriuscita. E come è avvenuta la fuoriuscita dall'economia mista verso il privato? È bene considerarlo, perché le tappe di quest'uscita sono state segnate dalla politica monetaria. Se si volesse fissare una data dell'avvio dei processi di privatizzazione
e di liberalizzazione, la data può essere fissata nel 78, quando l'Italia aderì al sistema monetario europeo, lo SME. E aderendo al sistema monetario europeo preparò tutte le condizioni che avrebbero portato poi a un cambiamento strutturale dei rapporti tra Tesoro e Banca Italia nelle operazioni di emissione e collocamento, che portò poi alle necessità e di bilancio e di organizzazione del sistema a favore delle privatizzazioni e via 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 via. Cito questa data perché oggi ci troviamo a fare i conti con un'altra decisione che ci sta recentemente alle spalle, tappa importante di politica monetaria, alla quale arriverò un attimino più tardi. Dopo quella data, il sistema italiano è entrato in una fase di radicale, notevole trasformazione sulla spinta dell'attuazione di direttive europee fondamentali. Le direttive europee in materia bancaria e finanziaria hanno portato al testo unico bancario, al testo unico di finanza. Sono state gli elementi di trasformazione del sistema degli intermediari. La direttiva sul mutuo riconoscimento, la direttiva Basilea 1 hanno portato al cambiamento che poi ha fatto realizzare le privatizzazioni bancarie, la legge Amato e via via via. Certamente il nostro paese, il nostro sistema ha conosciuto un'onda di privatizzazioni molto forte. Privatizzazioni realizzate senza l'avvio di una fase di liberalizzazioni. Quindi noi abbiamo visto il cambiamento della forma giuridica del controllo del capitale da pubblico a privato, non necessariamente una fase di robusta riorganizzazione e riforma nelle condizioni di mercato. Peraltro le privatizzazioni hanno interessato comparti larghi, quasi tutto il comparto bancario, praticamente tutto, il mercato assicurativo, il complesso del mercato finanziario, ma poi sono andate anche nei comparti dell'industria di base, del sistema manifatturiero, addirittura anche in comparti di monopoli naturali. Ma il meccanismo delle liberalizzazioni ha tardato. E il ritardo naturalmente ha generato alcune conseguenze. Queste conseguenze vanno lette, secondo me, lasciando perdere anche polemiche che non servono, però la realtà è quella in sostanza. Le privatizzazioni sono state fatte avendo tante preoccupazioni, ma una in particolare. Chi riesce a comprare e come facciamo ad aiutare chi è bene compri? E una delle condizioni per aiutarlo a comprare è stato mantenergli una rendita di posizione che era tipica di una funzione pubblica. Naturalmente questo può succedere, come si suol dire, per stato di necessità, poi quando gli stati di necessità diventano abitudine di necessità si forma il vizio. Ecco, ma questo entra evidentemente in un comparto di analisi diverso. Quindi noi abbiamo conosciuto, certamente nella fase delle privatizzazioni, non essendo intervenuto un sistema di apertura di mercato sufficiente, ma questo è un dato di fatto, non è una ricerca di responsabili o di responsabilità, perché non ha senso, è un dato di fatto, però che bisogna considerare perché si vive anche in compagnia dei dati di fatto. Le mancate liberalizzazioni hanno indubbiamente trasferito posizioni di rendita dal pubblico al privato. Ecco, liberalizzare in sostanza cosa vuol dire? Vuol dire, io semplifico un po' e quindi mi perdonate, ma non essendo uno specialista della materia posso permettermi alcuni lussi. Liberalizzare vuol dire creare regole che favoriscono la libera concorrenza e l'apertura dei mercati. Ecco, qui nasce un problema. Quale mercato? È un problema rilevante, perché la seconda tappa della moneta, della politica monetaria, con la creazione della moneta unica,
ci dice che il mercato di riferimento non è più quello domestico. Il mercato di riferimento è cambiato. Il mercato di riferimento è il mercato della moneta. Allora, è chiaro che i meccanismi di apertura, di liberalizzazione, di eliminazione degli elementi di intralcio, di ostacolo, di asimmetria che possono esistere per consentire che funzioni effettivamente la libera circolazione dei capitali e la piena libertà di insediamento, riguardano una dimensione di mercato che non è più quella domestica, cosa che si scontra con l'imperfezione temporale nell'attuazione delle politiche di mercato e delle creazioni di livelli istituzionali e decisioni sul piano istituzionale di quel mercato, che è quello europeo. Difatti, contro le liberalizzazioni si scatenano tutte le posizioni ufficiali degli Stati. Noi siamo sempre stati filofrancesi e quindi come facciamo a non essere un po' timidi nei confronti delle liberalizzazioni, visto che il nostro maestro eccelle in questa esercitazione? E allora, siccome i miei 13 minuti sono arrivati all'undicesimo, io arrivo un po' alla conclusione, però mettendo un po' di come si può dire, una modesta, sommessa, senile polemica in alcune cose finali. Cioè, noi ci troviamo davanti ad alcuni argomenti abbastanza grossi per quanto riguarda la creazione di regole, comportamenti e decisioni che siano effettivamente di mercato aperto rispetto al mercato di riferimento e di libera concorrenza, perché sentiamo parlare di italianità delle banche, di francesità dell'energia, di nazionalità di questo e di quello. E tutto sommato noi abbiamo la moneta unica, il mercato di riferimento, ma stentiamo ad andare verso una reale integrazione dei mercati finanziari, stentiamo a pensare che il mercato delle nostre aziende sia quello europeo e non quello tradizionale. D'altra parte c'è in questo scontro di interessi antichi che convivono con quello che hanno questi medesimi interessi antichi voluto, c'è un mercato diverso, esiste una contraddizione di passaggio gravissima, per cui è giusto che ogni realtà domestica desideri non essere, tra virgolette, espropriata. Argomento molto importante che richiede scelte politiche. Io penso che la scelta politica che noi dobbiamo fare è sostanzialmente quella. Cosa dobbiamo fare? Metterci in compagnia dei francesi e dei tedeschi di ieri mattina. L'avvento di una signora, l'Europa è fatta dalle signore. Devo dire che è il continente più rispettoso, come si può dire, della parità dei diritti. Perché i cambiamenti europei li hanno fatti le signore, gli inglesi ne stanno ancora godendo adesso e i tedeschi hanno trovato un'altra signora. Naturalmente, fortunatamente, le signore inglesi hanno la possibilità, essendo meno sospettabili, di essere più perentorie e più decise delle signore tedesche, perché se un tedesco si mostra perentorio e deciso crea sospetti assolutamente, e quindi è bene che questo non succeda. Scelta politica. Noi pensiamo che la strada giusta sia quella, tra virgolette, inglese. Quindi non guardiamo tanto a come si chiama il padrone di un'azienda, guardiamo a quali sono le regole di concorrenza aperta e attiriamo capitali esteri. Obiettivo: attirare capitali esteri e aprire il mercato. Oppure obiettivo: evitare che non ci sia nessun nome straniero dove si decide, e tenere il mercato apparentemente aperto e inventare 30.000 clausole tutti i giorni. È una scelta politica, secondo me più importante che regolare i tassametri delle auto urbane. Ecco, io sono del parere che questa scelta politica sia di gran lunga più importante che non stabilire cosa devono fare i taxisti e i farmacisti. Nella piena convinzione che sarebbe bene avere più auto urbane e avere farmacie con prezzi minori, però gradirei che non ci si fermasse qua.
Savino Pezzotta. Buongiorno a tutti. Ma io sono, devo dire una cosa, poi entro nel tema, ma io sono molto contento di essere qui. Vorrei dire anche che sono grato di essere qui. Perché vedete, c'è una regola, che è una regola giusta oltretutto, che quando uno lascia un incarico scompare. Il fatto di essere stato invitato dimostra che l'amicizia fra il sottoscritto e gli amici che organizzano il meeting è qualcosa in più dei ruoli, e questo dà il senso e il significato. Io di questo vi volevo proprio... No, questo va bene, ma qui c'è... No, ma io volevo proprio sottolineare una cosa importante per il meeting, per me, per le amicizie, insomma, questo senso della compagnia, dell'amicizia che al di là dei ruoli, delle funzioni, lega le persone che si sentono impegnate in una esperienza di vita. Credo che questo sia, dal mio punto di vista, importante proprio anche manifestarlo e dirlo con estrema chiarezza. Poi questo meeting ha uno slogan che fa pensare molto, perché tutti noi continuiamo ad avere questa fame di infinito. E il fatto che voi l'abbiate posto come slogan di questo incontro è il segno che non ci dobbiamo accontentare mai, perché l'infinito è una cosa che ci chiama, no? È una trascendenza, è un qualcosa in più. E quindi volevo dire queste due cose in senso di gratitudine e di ringraziamento. Poi entro nel tema, perché non ci possiamo mai sottrarre, no? Ma anch'io ho qualche preoccupazione, cioè non è un tema sul quale io ho grandi competenze tecniche, cioè mi affiderò un po' al buon senso e all'esperienza, ma soprattutto alla benevolenza della sala e alla comprensione degli interlocutori che sono a questo tavolo. Nel tema è posta una correlazione tra libertà e liberalizzazione, cioè la libertà nella liberalizzazione, che merita alcune precisazioni dal mio punto di vista. Ora, noi sappiamo che la liberalizzazione è una categoria decisamente economica, riguarda l'eliminazione, l'ha detto bene prima il Presidente Mazzotta, di misure amministrative che interferiscono alle quantità che passano nel mercato, e ha la sua origine nell'eliminazione dei contingentamenti negli scambi internazionali, è lo strumento più efficiente nella politica internazionale per liberalizzare, per fare fluire una serie di cose. Allora il tema di fondo, quando parliamo di liberalizzazioni, è il tema della concorrenza, che è un tema importante, perché concorrenza non è il confliggere, ma il come si corre insieme, almeno dal punto di vista etimologico. Allora bisogna capire se la liberalizzazione ci aiuta a correre insieme, e cioè a far correre le persone. E credo che questo sia il tema che sta dentro, diciamo, la cosa che ci è stata proposta di discutere. Certo, nel dibattito attuale liberalizzazione è divenuta l'espressione di una politica dei contenuti più ampi di quelli tradizionali, cioè indica proprio di norma un insieme di interventi che favoriscono una condizione concorrenziale estesa, che per molti aspetti sembra oggi travalicare l'ambito puramente economico per inserirsi sul terreno sociale ed umano. In senso lato, e lo dobbiamo essere molto attenti, richiama l'esigenza di rendere possibile l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, cioè abbattimento delle barriere d'ingresso. Ce ne sono ancora tanti in Italia, Poi cercherò di dirlo. Come è avvenuto nel caso dei tassi o della vendita dei prodotti farmaceutici. Però non mi fermo qui, c'è un'altra questione che riguarda la liberalizzazione sulla quale io vorrei richiamare la vostra attenzione, anche se non è propriamente una categoria economica. C'è questa tendenza di matrice libertario radicale che tende ad esaltare, perché stiamo parlando di libertà, ad esaltare due profili. Il primo afferma che la liberalizzazione vuol dire affermare in assoluto il valore di una libertà puramente individuale.
Il secondo, quello che estende, io direi in modo un po' animalesco, il funzionamento del mercato a tutti gli ambiti, senza chiedersi gli effetti che possa provocare l'uso di certi beni su un singolo mercato. Pensiamo a chi la liberalizzazione delle droghe è una liberalizzazione o no? Potremmo andare avanti a fare l'elenco. Cioè c'è, quando parliamo di liberalizzazione, un dato positivo, ma c'è anche una estensione che va oltre, sulla quale bisogna essere attenti e guardinghi, perché non è possibile che tutto sia liberalizzato, non è possibile che tutto sia ricondotto solo all'interesse puramente individuale e particolare. Cioè la liberalizzazione deve avere allora dei paletti, dei condizionamenti. E soprattutto credo che bisogna anche essere attenti se cosa si liberalizza, perché ci sono dei beni collettivi, pensiamo all'ambiente, o ad alcuni rischi nella liberalizzazione di alcuni merci individuali, pensiamo all'uso delle armi, sui quali bisogna avere, diciamo, una discrezionalità, o perlomeno introdurre alcuni elementi di discernimento anche sul tema della liberalizzazione, perché una espansione esagerata, come tante volte sembra apparire, non aiuta. Ora, il tema principale per noi quando parliamo di liberalizzazione è quello di come si utilizzare la liberalizzazione per liberare la persona, perché essa possa dare, anche all'interno di un assetto legislativo adeguato, il massimo possibile le sue capacità di espressione in una condizione di opportunità il più possibile simile per tutti. Questo per me è il concetto di liberalizzazione, che si affina e si affianca al concetto di libertà. Quindi la prima cosa è liberare le persone dal pericolo che qualcuno gli tolga la vita quando non è in grado di difendersi. Pensiamo all'aborto, a cose similari. Se liberalizziamo tutte, chi difende colui che non è in grado di difendersi da sé? Quando è strutturalmente debole in un evento bellico. Liberare le persone dall'ignoranza, dalla povertà, dalla miseria, dalla malattia, dalle inevitabili insufficienze della vecchiaia. Liberare la persona dalla disoccupazione o da una condizione di debolezza nel mercato del lavoro. La liberalizzazione dovrebbero servire a queste cose. Andare in questa direzione. Cioè avere un nucleo centrale che è la libertà delle persone. Il liberalizzare tutto non è vero che porta alla libertà. Ecco perché dico il paletto, il limite alle liberalizzazioni è la libertà delle persone. Se non mettiamo dei paletti, allora il rischio di uno scivolamento su tensioni, diciamo, radicali libertarie è uno scivolamento abbastanza facile. Naturalmente, detto questo, io condivido appieno l'obiettivo della liberalizzazione come eliminazione di privilegi che tendono a produrre rendita, soprattutto perché impediscono ai potenziali concorrenti la possibilità di liberalizzare, di liberare le proprie capacità imprenditive. Il fare impresa è una cosa positiva. Tutti noi, come uomini, dovremmo essere in grado di fare impresa. Piccola, limitata per quella che è, mettere in campo noi stessi, il nostro gioco. Secondo, perché impediscono ai consumatori, ed è limitazione di libertà, di avere beni e servizi alle migliori condizioni possibili. Allora, in sintesi, un mercato senza liberalizzazioni non è un mercato, ma un insieme di condizioni che determinano molti privilegi. Chi sostiene di essere favorevole al mercato e contrario alle liberalizzazioni è in palese contraddizione. Purtroppo avviene. Un mercato nel quale si attiva una indiscriminata politica di liberalizzazioni senza un adeguato assetto di norme e regole, senza un sistema di valori, realizza solo un principio economicistico nel quale si affermano scambi fra valori, tra loro e per noi, non commensurabili. Anche questo bisogna tenerlo. Lo dico perché come cattolico c'è un problema. Cerchiamo tutti di scantonarlo, ma ce l'abbiamo, eh? Allora, quando c'è un problema in più, allora, quando l'autorità politica vara democraticamente assetti legislativi che liberalizzano alcuni diritti individuali
che per noi riguardano i valori non negoziabili. Guardate, questo problema vale per le questioni della vita, ma vale anche per le questioni economiche. Cioè c'è un limite che vale per noi, per la nostra coscienza, per quello che noi siamo. Cioè noi siamo per le liberalizzazioni, attenzione però, che c'è un limite, soprattutto là dove va di mezzo quei valori che ci dicono che non sono negoziabili, che sono quelli che garantiscono non una limitazione della libertà, ma la libertà vera, cioè la libertà del più debole. E guardiamole bene, se andiamo con attenzione a guardare quali sono per noi i valori non negoziabili, vediamo che sono tutti valori che costituiscono la libertà della persona, perché sono quelli intangibili sui quali l'altro non è in grado di tutelarsi o di difendersi. Ecco, io credo che questo sia, diciamo, l'elemento di fondo che dobbiamo mettere in campo. Seconda questione, vado velocemente perché il tempo è quello che è. Per cui io non mi convincono quelli che dicono che bisogna liberalizzare tutto. E non mi convincono nemmeno coloro che dicono liberalizzare tutto quello che è gestito dal pubblico. O chi pensa che liberalizzare significhi dare tutto al privato. Io credo che noi dobbiamo fare uno sforzo per introdurre un altro principio, che è quello di distinguere con chiarezza, quando parliamo di liberalizzazioni, tra statale e pubblico, che non sono la stessa cosa. Nel nostro paese facciamo una fatica enorme a distinguere questa cosa. Certo, c'è stato un periodo in cui è stata di necessità fare una sovrapposizione fra statale e pubblico. Il periodo della ricostruzione, il periodo delle partecipazioni statali, della Cassa del Mezzogiorno, era un periodo straordinario che richiedeva una presenza statalista necessaria, ma non può essere la regola, e non si può continuare a pensare che il pubblico è statale e che il resto è privato. Io credo che queste cose devono essere chiarite sulla base del principio di sussidiarietà, anche il privato, e in particolare il privato sociale, può gestire parte di pubblico. Certo, sotto il controllo dello Stato, per carità, siamo in una società democratica, con parametri ben definiti, ma può gestire una parte di pubblico in forma diretta o integrativa. Io credo che questa mistificazione, che tutte le volte che si propone qualcosa che va oltre lo statale, ha delle reazioni, va sconfinata. Ma noi pensiamo veramente che il nostro welfare, il nostro Stato sociale, non abbia bisogno nella situazione attuale, con i processi demografici che abbiamo, con l'immigrazione, con le trasformazioni del lavoro, non abbia bisogno di essere integrato e riformato anche attraverso forme di mutualità, che è un'altra forma di liberalizzazione, oppure o di nuovi servizi di cura autogestiti, con modalità meno burocratizzate e più personalizzate, ma lo pensiamo davvero? Oppure è arrivato il tempo, proprio partendo dal principio della sussidiarietà e dal principio di responsabilità, che bisogna mettere in campo anche una capacità della società civile di intervenire, di produrre, di progettare anche su questioni che fino a ieri per necessità abbiamo affidato allo Stato? Guardate che questa è la sfida vera di civiltà, di cambiamento, di pluralismo che dobbiamo immettere nel nostro Paese. In questo senso parlo, diciamo così, che le liberalizzazioni possono diventare una necessità, se entrano questa logica, che non c'è solo un passaggio dallo statale al privato, ma c'è un passaggio che va dallo statale al pubblico, e il pubblico può essere gestito da diversi soggetti che non siano esclusivamente lo Stato. Il che vuol dire, non perché neghiamo una possibilità dello Stato, tutt'altro, ma perché abbiamo un'idea articolata e plurale del gestire, diciamo, la cosa pubblica. La cosa pubblica deve diventare sempre di più una cosa partecipata, una cosa che mi appartiene. A me non piace diventare utente, diventare cliente. Io voglio essere cittadino, anche dentro il welfare, anche dentro l'economia, anche dentro queste cose. Questo è il mio problema. Sempre due battute sulle banche. Il mio problema sulle banche, sapete qual è? Poi le cose le lasciamo dire, qui c'è un esperto, c'è il presidente dell'Authority, ci può dire tante cose. Il mio problema è capire se le banche impediscono l'entrata nel mercato o meno. Se devono sempre favorire il patrimonio
o la capacità creativa. Perché questo è il discrimine. Perché se noi vogliamo veramente un mercato liberalizzato con più concorrenza, dobbiamo fare in modo che nel mercato entrino più soggetti. Ma se io ho un'idea e vado in banca e mi chiede su quell'idea di impegnare un patrimonio che non ho, io non entrerò mai e il monopolio resterà sempre in mano a qualcuno. Questo è il problema che abbiamo nei confronti del credito. In questo senso liberalizzare significa che il credito deve avere anche la capacità di investire sull'idea, sulla creatività, rischiare qualcosa su questo terreno, non essere sempre l'unico sicuro, devo avere tutte le garanzie, perché io no allora? Perché se le hai tu, le devo avere anch'io, ma se rischio io, puoi rischiare con me, perché io ho un progetto, ho un'idea, ho una capacità imprenditiva, metto in campo una possibilità di realizzare la mia personalità, perché rischio? Guardate che il rischio non è un elemento negativo. Il rischio è aprire varchi attraverso i quali possa passare poi il resto. Ecco, io credo che il credito nel nostro paese sia stato estremamente avaro. Possiamo applicare al sistema creditizio italiano, io spero che adesso cambi, il concetto dell'avarizia e il concetto della sicurezza. Io capisco che deve garantire il risparmio, deve garantire tutto. Ma rischiare un po' perché si aprono nuove possibilità, io credo sia andare verso la libertà della persona e verso una liberalizzazione che renda la concorrenza un qualcosa di più attivo e pertanto in grado di determinare condizioni di un nuovo sviluppo per il nostro paese. Ringrazio l'intervento del Presidente Pezzotta. Volevo soltanto dire questo comunque, sul problema... D'accordo su quello che ha detto, e come vedo l'applauso sulle banche è venuto puntualmente, però bisogna, no, dico soltanto una cosa, no, anche su di lui. No, la questione è questa comunque, per esempio bisogna però anche evitare di recitare la solita favola che se si va all'estero le banche ti danno le soldi senza garanzie, perché non è vero, non è vero, negli Stati Uniti ti chiedono le garanzie, sono problemi di strumenti alternativi. Che molte volte, dunque il problema che diceva Savino Pezzotta, è il problema che noi siamo italiani, dobbiamo ricreare una nostra originalità senza prendere in prestito schemi che più delle volte non esistono. Io leggo fiori di professori universitari sui giornali che raccontano cose che non esistono. Non esiste che in America, in Germania, non esiste. Vi chiedono le garanzie in modo, qui ci sono tanti amici che lavorano nel mondo delle banche, lo sanno molto bene, è così. Dunque, perciò dico, mi è molto piaciuto l'intervento sia di Pezzotta che di Mazzotta, perché per questo, diciamo, questo approccio pragmatico, cioè guardiamo i problemi, non secondo delle teorie preconcette, anche se delle parole evocano una positività, le liberalizzazioni, chi è che non vuole liberalizzazioni? Tutti. Prezzi più contenuti, va bene, però dopo sappiamo anche molto bene, dopo in Italia, dopo se hai a che fare dopo i tribunali e gli ospedali, se ti viene un idraulico in casa è una grande minaccia. È veramente una grande minaccia. È peggio se non ti viene. È peggio se non ti viene. E poi, il problema, cosa chiediamo noi in quel modo lì? Non è che chiediamo soltanto, chiediamo uno giusto servizio e soprattutto la possibilità di andare a protestare con qualcuno se questo qui viene lì e non ti fa il lavoro. Cioè questo è il problema sempre, cioè non è il problema semplicemente del costo basso, perché la cosa è molto più complessa. Dico queste cose perché quando si ha a che fare dopo con i meccanismi concreti, è vero, il tema della giustizia, gli avvocati, verissimo, gli avvocati sono una parte di un processo, cioè non sono dei semplici prestatori d'opera, noi dovremmo sentirci in qualche modo tutelati perché è la parte che ci assiste nei confronti di un potere che sta cercando a un principio pensando che siamo colpevoli di qualcosa, dunque cerchiamo qualità, serietà. Cioè questo è il punto secondo me da dove facciamo fatica a riprendere, prendiamo qui in prestito modelli che sono tipici del mondo anglosassone, di autoregolamentazione effettiva, dove il fatto che ci sia insieme le cosiddette bistrattate corporazioni non sono di per sé negative, perché le corporazioni molte volte sono anche la tutela e la possibilità di uno sviluppo. Cioè non è che la persona singola di per sé, ti dico, ci sono per settore ci possono essere risposte e opzioni diverse, però vanno guardate con questo approccio molto pragmatico. Però dico, per quello che diceva Pezzotta, bisogna recuperare un'originalità nostra. Abbiamo troppe persone che decantano modelli, io mi ricordo, mesi fa, Giavazzi,
che ha fatto la genta di questo governo, di fatto, a Giavazzi, per allontanare dallo spettro del mercato selvaggio americano, quello texano, ha chiamato modello la Svezia. Dice, lì è mitigato un capitalismo. In Svezia, sono stato adesso a luglio, mi sono un po' informato, porteranno l'età pensionabile a 77 anni. Perché non ce la fanno, è un modello che non tiene più. Presidente, durano di più, vivono molto peggio di noi e stanno pensando di portarla a 77 anni. Cioè, questi sono i problemi. Dico questo perché le cose dopo scritte non esistono. Io credo che noi dobbiamo ritrovare una nostra capacità di inventare strumenti nuovi, seconda quella che anche la ricchezza è il nostro patrimonio, perché giustamente diceva Savino Pezzotti, nel 48 lì è stato necessario, negli anni 40, la ricostruzione è stato necessario, in alcune regioni l'intervento liberalizzante è più difficile che in altre regioni, perché la situazione della Campania, della Calabria sono diverse da quella Lombardia. Se lo guardi in modo ideologico, dico siamo tutti uguali, ma non è così. Certi passaggi possono essere fatti in alcune parti, in altre no. Ecco perché ti dico che questi sono dopo i problemi seri. Comunque adesso volevo sentire l'intervento di Giuseppe Mussari e dopo Lamberto Cardia. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ma sono state dette tante cose, bisogna cercare di non ripetersi. Il tema, libertà nelle liberalizzazioni, due punti, se ho capito bene, lo sviluppo economico. Varrà innanzitutto intendersi su cosa intendo io, o forse intendiamo noi, insieme di sviluppo economico, perché poi tutto quello che si fa, le liberalizzazioni, le privatizzazioni, il mercato, le banche, a che fine? Perché? Allora, il fine è che si cresce e che tutti stiamo meglio, tutti, quasi tutti, forse troppo pochi. Allora, se ci mettiamo d'accordo sul concetto di sviluppo economico, poi probabilmente riusciamo a ragionare meglio degli strumenti necessari perché questo si produca. Ma intendiamolo come espansione delle libertà umane, intendendo tali libertà come obiettivo e fine dello sviluppo. Quindi libertà dai bisogni, libertà interiore, libertà di intraprendere, libertà di andare in banca e di essere ascoltati. Quindi non solo un numero che cresce di trimestre in trimestre in maniera a volte poco ragionevole. Allora, se questo, possiamo domandarci se alcuni fenomeni di sviluppo economico degli ultimi anni possono essere ascritti dentro un ragionamento come quello che ho cercato di impostare di sviluppo economico, o non siano un'altra cosa. Questo per segnalare che la crescita in quanto tale, a prescindere da quello che sottende la crescita, di fatto probabilmente distrugge a medio periodo più risorse di quanto si immagini ne crei, ambientali, umane. Allora, se siamo, dell'idea che lo sviluppo economico è espansione delle libertà umane, e allora la libertà nelle liberalizzazioni è, un pezzo importante, o può apparire un pezzo importante, nella misura in cui la liberalizzazione liberi, quindi elimini uno o più ostacoli. Ci sono alcuni ostacoli che possono essere superati, lo diceva prima Pezzotta, gli ostacoli, i limiti amministrativi ad un'attività economica, l'eliminazione degli stessi determina una maggiore libertà. Ha perfettamente ragione. Ci sono dei limiti che non possono essere superati, per esempio i limiti fisici. Nessuno si metterà a fare un'altra rete elettrica in questo paese, o un'altra rete ferroviaria, o un'altra rete telefonica. E allora dobbiamo domandarci se rispetto a questi limiti, che non sono superabili con una legge e con un atto amministrativo, perché stanno nella natura di un paese, di un'organizzazione,
come ci si misura rispetto alla liberalizzazione e come si misura rispetto al mercato e chi ne deve avere cura. E per rispondere alla domanda chi ne deve avere cura, bisognerà chiedersi a chi servono, a chi sono più utili. Sono più utili sicuramente a chi li gestisce, perché ovviamente ne trae un giusto profitto, ma sono determinanti per la competitività di un sistema più largo che possiamo definire in maniera sintetica paese. Se le mie ferrovie funzionano, le mie merci viaggiano più veloci. Se la mia linea elettrica è efficiente, le mie aziende avranno maggiore potenza, forse a minor costo, forse, e così via. Ma se è una questione di ordine generale, chi è che è chiamato prima di ogni altro ad investire perché tali infrastrutture funzionino? Beh, tutti noi. Non si può immaginare che un singolo si carichi sulle spalle, come dire, il destino di tutti. E allora vedete come la libertà nelle liberalizzazioni, se deve essere veramente libertà, deve rimuovere gli ostacoli amministrativi, ma non deve privatizzare i monopoli fisici. Perché dentro il monopolio fisico là sì ci può essere la libertà della concorrenza. Su una stessa rete elettrica può viaggiare la mia energia o quella del professor Cardini. Sulla stessa rete telefonica può viaggiare la mia chiamata o di quella del nostro moderatore e così via. Noi non abbiamo fatto proprio tutto questo, per ragioni, lo diceva il presidente Mazzotti, che non ha neanche utile, come dire, rivangare o riragionare, però sicuramente è un elemento che nel nostro recente passato ha determinato privatizzazioni non liberalizzanti e quindi un minor tasso di libertà. Guardate che nella strana contingenza in cui il mondo e noi ci troviamo, con la necessità che abbiamo di migliorare la nostra capacità produttiva, sicuramente la possibilità di eliminare limiti, specie quando sono arcaici, è assolutamente necessaria, dandosi delle regole che dovrebbero essere poche e chiare nel mondo ideale e dandosi dei controllori, anche quelli pochi, chiari e potenti. Ma, come dire, è un pezzo del percorso. Se a questo, quindi alla liberalizzazione, non si coniuga l'innovazione e in particolare la valorizzazione del capitale umano, tu puoi liberalizzare tutto quello che vuoi. Puoi, come dire, tanto, a parte che c'è rimasto poco, ma insomma, possiamo essere fieri di non avere più i panettoni di Stato. Poi quelli che predicano sulle liberalizzazioni sono quelli, non fosse altro che per ragioni generazionali, li hanno mangiati. Noi non è toccato mangiarli, insomma, sono quelli del leader, vanno bene uguale. Allora, se tu non ci metti una politica che, come dire, guardi alle persone come il primo elemento di competitività su cui puntare, alla loro formazione, alla qualità della loro formazione, tu puoi privatizzare quello che vuoi, puoi aprire il mercato quanto vuoi, puoi avere le regole migliori del mondo, ma non avrai né i tuoi, sicuramente non i tuoi, forse operatori di altri. E non è un problema di bandiere. Le banche devono essere italiane, cioè, l'energia francese, non so che altro. Anche lì è un problema di, secondo me, più profondo, di sentimento. Personalmente ritengo che fare un paese comune in Europa ed essere partiti dalla moneta è un azzardo clamoroso. Cioè, nessun paese è nato facendo prima una moneta. Sono state fatte prima le città, i comuni, le regole, poi hanno litigato molto sulle regole, poi quando si sono date le regole, sono ricordati, ecco, ora c'è anche la moneta. Noi siamo partiti dalla moneta, ok,
che è utile, molto utile, anzi, noi, ci ha salvato da un sacco di guai terribili, ma che da sola non fonda nulla. E allora è sì un problema di autorità uniche, come diceva il presidente Mazzotti, ma è un problema anche di sentimento, cioè ognuno vuole essere comodo a casa sua. Se poi ci mettiamo l'interventismo in economia di qualche nostro confinante, che in alcuni casi però sarebbe da apprezzare e da ammirare, in alcuni casi, non in tutti i casi, e beh, la polpetta è più che avvelenata. E allora, noi come paese, insomma, come sistema di persone, ci troviamo su un crinale che è complicato. Purtroppo abbiamo abbandonato una serie di produzioni e sarà difficile immaginare di recuperare posizioni su quello che abbiamo, ahimè, troppo presto abbandonato. Possono essercene altre. Possono esserci comparti industriali e produttivi in cui conta più la capacità dell'uomo che le dimensioni, la scala, come dire, appunto il fisico, conta più il cervello. Forse questo potrebbe essere un campo, che poi è stato il campo delle nostre piccole e medie imprese. Ma per giocare in questo campo, e chiudo, è sufficiente aspettarsi, come dire, il miglioramento del rapporto fra l'imprenditore geniale e la banca? Sicuramente è un elemento. Al di là delle regole, è un elemento importante quello che diceva Pezzoni. Forse è un problema di strumenti più che di rapporto fra singola banca e singolo imprenditore. Comunque è un problema, ma è solo questo? Cioè, noi pensiamo che una fase precompetitiva di sviluppo di aziende altamente innovative possa essere supportata e sopportato dal miglior rapporto possibile fra l'imprenditore e la banca? Non ce la fa, cioè non ce la facciamo, non ce la fa l'imprenditore e non ce la fa la banca. Allora, per guardare di nuovo ai nostri cugini francesi, visto che abbiamo sempre avuto un buon rapporto, loro una cosa l'hanno messa in campo 2 anni fa, si chiama piano Beffa, può piacere o può non piacere, però, come dire, basta non discuterne ideologicamente con la solita storia dei panettoni di Stato. Può questo paese darsi o farsi dare, come ha fatto Chirac in Francia, perché se l'è fatto dare, Beffa è l'amministratore delegato di Saint-Gobain, quindi un uomo di mercato vero. Può darsi o può farsi dare un progetto di sviluppo, di innovazione, in cui credere, in cui ognuno di noi è disposto anche a sacrificare un pezzo del proprio reddito attuale, sentite dove arrivo, perché immagina che fra 10 anni lo riavrà suo figlio con gli interessi, o suo nipote, o suo fratello se ce l'ha più giovane. Cioè, possiamo costruire una frontiera che condividiamo su questi temi, se no, come dire, e chiudo, è lo sviluppo economico, lo fanno bene anche i cinesi, anche troppo bene, ma ci andreste a vivere in Cina? Grazie. Ringrazio molto Mussari per le parole che ci ha detto e adesso darei la parola al Presidente Cardia. Io naturalmente ringrazio con animo sincero di questo invito, che peraltro non ho potuto accogliere l'anno scorso per uno stato personale in cui sarei venuto a parlare di banche in una situazione in cui non potevo. Ma da sempre vengo a Rimini e mi sembra quasi di avere un'occasione di rivitalizzarsi, di osservare, di capire e, quando capita, di dare un contributo. Detto questo, mi stupisco un po' con me stesso, perché con quello che ho sentito, tutto di grande attrazione e anche di contenuti, quasi quasi mi trovo ad essere un difensore delle banche,
nell'inizio del mio intervento, anche perché certamente quest'ansia di fare, di liberalizzare, però non vorrei che portasse concettualmente, naturalmente, a un tracollo. Poi materialmente non avverrà mai, è un sistema forte, solido nell'Italia e nel mondo. Però vorrei partire da una lettura che ho fatto l'altro ieri sul Sole 24 Ore, che mi ha quasi stupito e che mi incoraggia a leggere il libro quando sarà pubblicato. Ho letto un intervento che preannunziava la pubblicazione di un libro di Daniel Yankelovich, spero di aver pronunciato bene questo cognome perché per me non era notissimo, e ha scritto Profit with Honor, quindi occasione di fare il profitto con onore. E che cosa ha detto? Ha detto: noi ci troviamo in una fase in cui si è ricercato il profitto assolutamente volgendo le spalle all'onore. Quindi ha detto: come si è potuto verificare e che cosa si deve fare? Io sono rimasto colpito perché in una pagina di giornale, anche la recensione è stata ottima, ha centrato i tre punti in base ai quali si è determinato un tracollo che potrebbe portare a un aumento di regolamentazione piuttosto che una deregolamentazione. E da che cosa ha detto che si è determinato questo tracollo? Lui ha detto che si è determinato per la convergenza perfetta di tre eventi. Il primo evento è stato una deregulation quasi selvaggia che c'è stata in particolare negli Stati Uniti dal 90 al 2000. Il secondo è stata l'invenzione, direi meglio la diffusione, del stock option, intendendo per queste la possibilità di dare alla dirigenza, agli amministratori, alla dirigenza delle banche e delle società, anche non finanziarie, la possibilità di acquisire azioni a un dato periodo e poi di vedere mantenerle fino a quando il profitto e quindi l'andamento dell'azienda ne avesse portato a un grande aumento di valore. E quindi questo, diceva, ha portato alla rincorsa verso il breve periodo di risultati delle società, delle aziende, a portare 100 oggi, 200 domani, 300 dopodomani, per far sì che queste azioni che loro avevano raddoppiassero, aumentassero di valore. E che cosa derivava? Che l'imprenditore illuminato, quello che prima guardava la sua impresa a lungo periodo, quello che voleva il profitto per la società, per la collettività, per gli stessi lavoratori e anche a suo onore, che spesso facevano opere altamente sociali, nella storia ci sono addirittura ricordi di grandissime opere svolte con munificenza da ricchi che facevano a pittori, a scultori, a poeti, davano da vivere. Dice, invece questo si è perso il senso della continuità e si è invece guardato al guadagno immediato. La terza cosa che ha messo insieme lui ha detto è io vinco, tu perdi, chi guadagna di più vince di più, chi guadagna di più è più bravo, la società che dà un rendimento maggiore è la migliore. Quindi il risultato è stato una perdita dei valori etici. Non si è pensato all'etica dell'attività, ai risultati di un'attività. E quindi, dice, messe insieme queste tre componenti, c'è stata una deflagrazione cosmica che ha portato a risultati storicamente noti e recenti e che ha portato a un danno incredibile, per cui oggi, dice, occorre recuperare la fiducia. Ecco, io ho citato questo perché mi ha veramente colpito e mi ricorda un fatto, è autobiografico ma è uscito sui giornali, quindi lo posso dire. E nella prima occasione che da presidente Consob ebbi di essere audito in Parlamento durante la vicenda Cirio e quando già alle porte si avvicinava la vicenda Parmalat, ma ancora non se ne aveva la certezza, se aveva forse qualche sensazione, io uscendo da una faticosissima audizione durata ore e ore, mi dissero: ma cosa si può fare per far sì che tutti coloro che, i risparmiatori che hanno investito nelle obbligazioni Cirio o nelle azioni Cirio, possano vedere ridotto o eliminato il danno?
E io che sapevo che la dimensione non era una dimensione colossale, inventai un qualcosa sulla quale avevo meditato, però, quindi non fu l'invenzione del genio, fu la meditazione su un argomento delicato, e dissi, ma forse il sistema, che è un sistema forte, solido, potrebbe fare un ricorso a un principio di mutualità e potrebbe tassarsi per risarcire in parte, in tutto, questa era già una fase, modalità da verificare, coloro che in modo ingenuo e quindi vittime, risparmiatori vittime di un cattivo operare, potrebbero avere risarcimento da parte delle banche. E il sistema che indicai era quello della mutualità, in cui la banca non riconosceva di aver agito scorrettamente, perché ci potevano essere anche responsabilità di ordine penale, preoccupazioni, ma poteva essere il sistema in base al quale ognuno si tassava, come quando uno viene investito sulle strisce e chi l'ha colpito sparisce. C'è un sistema di mutualità che lo può risarcire. Allora, in questo modo si potrebbe provare a risarcire. Questa intuizione, che per me era meditazione, non sarebbe stata di grande costo per le banche. E qualche banca, non molte, dette una risposta di disponibilità e il sistema non rispose della sua unitarietà. E la storia ci insegna che alla Cirio è succeduta la Parmalat. Ma prima ancora aveva preso l'avvio e si sviluppò dopo la questione dell'obbligazione argentina, che hanno toccato quasi 500.000 risparmiatori, anche se lì bisogna dire che la situazione era diversa, era uno Stato che è fallito. E poi abbiamo avuto ancora altre vicende dolorose che sono cognite a tutti e che quindi non sta a me recuperare. Perché ho richiamato questo? Non ho richiamato per fare un breve sunto di alcune vicende che conoscete tutti, ma perché secondo me il concetto di deregolamentazione è un concetto sano quando tende ad evitare lacci e lacciuoli che impediscono all'imprenditore, specialmente al piccolo imprenditore, al medio imprenditore, di poter sviluppare la sua impresa oppure di poter dar seguito a un'invenzione magari di grande valore che però non trova il supporto del quantum necessario per avviarla. Mentre questo sistema e non può essere avulso da regole che definirei forti, chiare, da tutti attuate, in egual misura, senza tentennamenti e certamente con animo che gli inglesi definiscono friendly, amichevole, di rispetto, ma comunque con assoluta forza, verso tutti quanti, in egual misura. Perché se questo sistema, questo è il sistema mondiale, quindi non necessariamente il sistema italiano, questo vale per tutte le attività che si svolge nella finanza mondiale, se questo sistema è privo di regole che siano chiare e poche, se possibile, su questo condivido pienamente, ma che siano da tutti rispettate, questo sistema può degenerare. Una volta in una Parmalat, una volta in una Cirio, una volta in una Worldcom, in una volta For You e in tante di quelle situazioni disgraziate, che allora si perde la fiducia, non solo si ricevono i danni tutti, ma si perde la fiducia nel sistema. E allora lo stesso risparmiatore, invece di andare alle banche a portare il suo risparmio, che poi sono quelle che si trovano sul crocevia tra acquisizione di risparmio e dispensatrici di risparmio, probabilmente se lo tiene nel mattone, oppure lo investe nel mattone dicendo da lì non avrò danni, quindi magari facendo una grande bolla speculativa, ma immaginando di non correre rischi. Le nostre nonne forse se lo mettevano sotto il materasso o sotto la mattonella, ma questo è perché c'è la mancanza di fiducia. Allora, come si può operare? Ma io penso che si debba operare con regole certe, chiare e applicate da tutti. Le regole devono essere le minori possibili. È come i principi del diritto. Io non ho mai creduto di conoscere tutte le regole del diritto, però mi hanno insegnato quelle fondamentali e su quelle costruisco il mio operare e credo che tanti facciano così. Allora, regole certe, chiare e applicate nei confronti di tutti, senza soggezioni, con rispetto di tutti, ma senza immaginare che il potente può mettere in soggezione l'autorità di controllo o che l'autorità di controllo debba perseguire 10
piccole e medie imprese, perché così ha il suo nome sui giornali ma non ha rischi. Invece il dovere dell'autorità di controllo è di essere uguale per tutti, con rispetto ma con uguale fermezza. Allora queste regole devono esistere. Oggi ci troviamo in una situazione in cui le regole non sono più quelle nazionali. Quindi abbiamo, in Europa abbiamo le direttive europee, ma questo mondo si sta oramai espandendo, diventerà addirittura una normativa che in progresso diventerà forse globale o perlomeno di grandi dimensioni. Oggi le direttive europee, è incredibile, ma stanno dando, diciamo, via, hanno dato l'avvio e continuano a dare una forma di deregolamentazione. Molti mi dicono, ma come? Stabiliscono nuove regole e tu dici che stanno dando una via, diciamo, avviando la deregolamentazione. No, loro stabiliscono dei limiti minimi, dei binari entro i quali ci si deve muovere, e quindi non è più una regolamentazione espansiva e pervasiva, ma una regolamentazione entro i quali gli Stati possono muoversi. Un esempio è quello che sta in discussione nel governo e nel Parlamento recente, è quello sulle OPA, e che ha molto peso nel nostro Paese. Quando si parla di OPA, l'offerta pubblica di acquisto, si deve fare con caratteri di reciprocità oppure no? Se un paese viene a fare un'OPA su una nostra banca, noi dobbiamo consentirgli di fare l'offerta, ma dobbiamo vedere se quell'altro paese consente a me di farla? Si deve decidere se fare con criterio di reciprocità oppure no. E qual è lo spartiacque? Il criterio di reciprocità rende meno facile la contendibilità delle banche, dico di banco, delle imprese, per carità, è la stessa cosa. La non reciprocità consente invece al piccolo risparmiatore di poter acquisire valore, perché la contendibilità delle azioni porta a un vantaggio maggiore. Quindi regole internazionali, direttive, possono portare e portano a una diminuzione di regolamentazione, sfrondando la regolamentazione superflua, lasciando le cose fondamentali, che sono regole certe, chiare, applicate da tutti. Questa è la linea guida a cui bisognerebbe attenersi. Applicate da tutti, con controlli che vengono fatti da chi ha il dovere di farli, in modo assolutamente equivalente verso tutte, a prescindere dalle dimensioni, dai soggetti verso i quali si fa, e con animo neutrale, non con la ricerca di un colpevole, ma con la ricerca della verità. Questa è la linea guida. Oggi si è aggiunta, e questa aggiunta viene in particolar modo dalla legislazione inglese, la normativa inglese, che equivale poi al testo unico della finanza italiana, prevede l'obbligo nella normativa secondaria, quindi quella regolamentare che deriva dalle leggi e che spetta oramai alle autorità di regolamentazione, di valutare i costi-benefici e quindi di verificare se una normativa più stringente, quindi più dettagliata, consente di dare più benefici rispetto ai costi. Perché, come è vero che bisogna tutelare gli interessi dei risparmiatori, dei piccoli imprenditori e delle piccole imprese, è altrettanto vero che si deve tutelare non solo l'esercizio del credito attraverso gli istituti bancari, ma anche la grande impresa, perché la grande impresa, come la piccola e come la media, ha una funzione anche sociale, ha una funzione sociale perché produce beni, servizi e lavoro. Ecco che quando Sabino Pezzotta parlava anche della funzione sociale che l'impresa deve svolgere, perché se l'impresa fosse soltanto procacciatrice di interessi, di lucro, allora sarebbe veramente un'attività senza anima, che certe volte è stata svolta, che le vicende che sono state richiamate, ma che tanto chiaramente e in modo conciso ha espresso in questo libro, che io avrò interesse di vedere appena uscirà, di Daniel Jankelovic. E quindi il concetto vero è regole certe, chiare, applicate e da tutti in ugual misura e controllate nella loro applicazione, e la deregolamentazione o la regolamentazione deve tener conto di benefici, costi e benefici. Io credo che le linee guida sono queste, ma non può non aggiungersi
quel concetto dell'etica, che non è perché ci troviamo in una sede in cui l'etica certamente permea tutti i presenti e gli ambienti stessi in cui ci troviamo, ma perché l'etica è quella che illumina la vita di coloro che operano, è quella che illumina la volontà di operare, che spinge al sacrificio e dà anche il coraggio di affrontare situazioni che qualche volta, specie di notte, non fanno dormire. Grazie Presidente Cardì, adesso facciamo dei brevi interventi di 2-3 minuti, iniziando dal Presidente Mazzotta, e ci avviamo alle conclusioni. Ringrazio tutti ovviamente per la partecipazione e la parola al Presidente Mazzotta. Ma io vorrei riprendere alcuni argomenti che sono venuti dagli amici ed esprimere un'opinione molto molto rapidamente. La prima, Presidente Cardia, è evidente che i gravissimi casi successi e gli enormi danni provocati al mondo del risparmio italiano sono tema robustissimo della professione bancaria, e penso che diverse cose vadano dette e fatte. Io ne vorrei dire una sola e poi spero che si possano fare sempre in questa direzione di più. E porto l'esempio delle piste ciclabili. La deregolamentazione, le varie forme di maggiore spazio portano a comportamenti più diversi. Tutti possono andare in bicicletta e comprare la bicicletta, però ci vogliono le piste ciclabili. Allora, il risparmio e il risparmiatore deve fare la cortesia di ritenere che il migliore consulente finanziario non è la lettura quotidiana del giornale, il parere dello zio o la discussione al bar. Deve sapere che questo richiede un contatto e un rapporto con chi esercita professionalmente questo mestiere e ha strumenti di diversificazione del rischio. Quindi io sono molto convinto che nei casi gravi che sono capitati bisogna perseguire eventuali colpevoli, ma il colpevole maggiore è l'ignoranza. E questo a me piacerebbe proprio che continuasse a venire detto e si insistesse. Il risparmio è ancora abbondante in Italia, è uno strumento vitale per l'alimentazione del nostro sistema produttivo, deve essere canalizzato verso l'investimento. Bisogna ridurre il rischio, diversificarlo e permettere che questa risorsa sia gestita professionalmente. E nel nostro Paese esiste un livello di professionalità elevato, elevato a livello internazionale, fortemente competitivo, fortemente differenziato, e io credo che questo vada detto. Non c'è soltanto da dire santa pace, è successo questo disastro, guarda che fuffa mi sono messo in tasca. Ma santa pace, questa fuffa non dovevi mettertela in tasca, perché può darsi che un fondo investa anche in Parmalat, però investe lo 0,7% del totale del portafoglio. E allora se succede il guaio non pesa. Raccomanderei che questo, perché se noi restiamo su questo argomento in un rapporto, diciamo così, difficile, il cliente tradito, la banca colpevole, poi ci può essere cliente tradito, ci può essere la banca, però non è questo il tema. E allora l'atto di buona volontà, no, io credo che bisogna scegliere una strada razionale. Ogni percorso economico oggi ha una sua relativa complessità, ma esistono strumenti per risolvere la complessità e per piacere usiamoli. Seconda considerazione, privatizzazioni. Io ho fatto una piccola cronistoria, mi scuso, vorrei riprendere l'argomento. Le privatizzazioni italiane, ripeto, hanno avuto tanti meriti, non potevano non essere fatte. Qual è il demerito sintetico? Che sono state in qualche maniera considerate, dico un po' paradossalmente, ma del concetto sono convinto, come la destra storica considerò la soppressione dei beni della Chiesa. Allora c'era l'ideologia massonica prevalente, adesso c'è l'ideologia liberista. Quali sono le connessioni storiche tra le due lo ignoro, però sono state evidentemente una prima e l'altra dopo. Lo si è fatto. Come si può dire? Lo si è fatto perché tutto quello che era pubblico era male, tutto quello che non era pubblico era bene,
Io mi sono permesso di dimostrare che la ricostruzione e lo sviluppo italiano sono stati fatti da una collaborazione politicamente ben gestita di interessi pubblici e interessi privati. Era inevitabile che si facessero le privatizzazioni, perché aprendo il mercato e cambiando il mondo ci mancava anche che non cambiasse il nostro sistema pubblicistico, però non con la cultura della spoliazione. Ecco, perché noi abbiamo avuto la cultura della spoliazione. Lo Stato ha incassato poco e gli acquirenti di più. E secondo me, in termini di efficienza marginale nella distribuzione delle risorse, era scientificamente errata questa impostazione. Ok. Naturalmente, perché questo lo dico perché repetita non iuvant, ecco, insomma, qualcosa sappiamo ancora, cioè. Ecco, questa è l'unica ragione, repetita non iuvant. Ultima cosa, sempre con spirito, come si può dire, di provocazione, perché sennò l'amicizia non sarebbe sufficiente, la noia sarebbe eccessiva. Noi parliamo adesso nelle liberalizzazioni, in queste cose, sempre gli do là fuori i teatri, eccetera, no? Addosso alle corporazioni. Allora io vorrei in un minuto tessere un sommesso elogio delle corporazioni e dire, allora, tanto per 6 secoli l'Europa è vissuta ed ha sviluppato la propria economia e la propria società con le corporazioni. Ma quando le corporazioni sono un bene e quando sono un male? Le corporazioni sono un male di fronte a uno Stato liberale. Cioè, quando uno Stato è liberale, non ti travolge col fisco, non ti inquina con la sovraregolamentazione, non espropria i tuoi diritti, la corporazione va abolita. Ma quando lo Stato è invasivo, il principe è perverso, ti vengono a leggere di sotto e di sopra e insidiano le tue libertà economiche, le realtà sociali si organizzano e si difendono. Allora, il nostro problema principale non è prendercela con le corporazioni, fare lo Stato liberale. Grazie, prego. Ma, riprendo l'ultimo punto della, così, della domanda iniziale, no? Cioè libertà, liberalizzazione, sviluppo. Due cose sullo sviluppo veloce e una battuta finale. Cioè, ma noi siamo convinti, visto che tutti siamo molto tesi in questa direzione, che lo sviluppo per il nostro paese può essere calato dall'alto o solo dall'alto? Perché questa è una domanda che ci dobbiamo porre in questa fase e in questo momento. Perché se noi pensiamo che lo sviluppo del futuro del nostro paese può essere fatto solo calato dall'alto, probabilmente avviene qualcosa, ma non quello che aspettiamo. Io credo che ci sia bisogno che l'idea dello sviluppo ritorni a essere un'idea che anima una società e che è propria di una società che vuol crescere, che vuol cambiare, che vuol sfidarsi, che vuol mettere in gioco se stessa. Se è vera la frase che ho sentito stamattina leggendo un po' le cose che circolavano qui al MIT, una frase di Don Giussani, che non è la politica che ci salva, pur sapendo che la politica è importante, bisogna che a un certo punto ci domandiamo quale tipo di sviluppo vuole questa società e pertanto cosa questa società è disponibile a smantellare dei suoi recinti, delle sue chiusure, dei suoi interessi particolari per un interesse più generale. E io credo che questa sia la sfida che ha di fronte il nostro paese. Cioè, se l'Italia ha vinto la sfida della industrializzazione e della ricostruzione è perché tutta la società italiana voleva ricostruire questo paese. Noi oggi dobbiamo dire se tutta la società italiana vuol veramente una fase nuova di sviluppo. E credo che questo sia essenziale. E lo sviluppo parte se parte anche dentro la dimensione sociale. Perché se nella dimensione sociale stiamo ognuno di noi
chiusi a difendere il nostro particolare, non partirà nessun sviluppo. Non partiranno altre forme di dominio e di comando, cosa che con la libertà hanno poco a che fare. Io credo che questa sia una delle necessità che dobbiamo cercare di mettere in campo. Cioè, lo sviluppo nasce da un desiderio diffuso di andare oltre. Noi viviamo una società che ci condanna al presente. E quando io penso al futuro dei miei figli, penso a una prolungazione del mio presente. E finché io continuerò a pensare che il futuro è la prolungazione del mio presente, non avrò sviluppo. Avrò una continuità strana, corporativa in senso negativo, del conservare, più conservativa che corporativa. Allora io ho bisogno di un'idea, di una prospettiva di sviluppo che nasca dal mettere insieme le persone. Per fare questo occorre veramente creare le condizioni della libertà. Qual è la mia critica alle privatizzazioni che sono state fatte? Che si è passati dal monopolio statale al monopolio privato. No, lo abbiamo tutti di fronte, no? Prima le autostrade erano dello Stato, adesso sono di un privato. Che cosa è cambiato? Non lo so. Però abbiamo fatto questo in termini molto, molto chiari. Per carità, scelte, ma non è questo che vogliamo. Non è questo che sta dentro l'orizzonte di una rianimazione di una società che pensa a un oltre. Di una società che per pensare questo oltre, questa possibilità che viene dopo, è una società che ha bisogno della libertà ora, qui, adesso. E credo che questa sia la cosa vera, perché una capacità di crescere, una capacità di sviluppo, una capacità di liberalizzare nasce da una voglia di libertà. La stessa solidarietà oggi nasce dalla libertà. Ieri la solidarietà era una condizione per la libertà. Oggi la libertà è la condizione per creare la solidarietà. Cioè si sono invertiti i termini, perché è cambiato, diciamo, il mondo entro il quale noi operiamo. Ecco perché abbiamo bisogno di recuperare questa idea, questo concetto di libertà in termini più forti. E la libertà vuol dire fiducia, fiducia su noi stessi, sulle nostre possibilità e su quello che possiamo fare. Certo che poi servono regole chiare applicate per tutti, che serve una questione di contesto diversa, anche per il nostro paese, serve un apparato pubblico più efficace, più efficiente, più flessibile, serve, diciamo, una condizione anche di mercato del lavoro dove non sia tutto bloccato e irrigidito, serve una gestione con sicurezza e libertà, serve una serie di condizioni di contesto che ci aiutano ad uscire, diciamo, da questo gessamento che inibisce alla società italiana di uscire. Serve anche un ragionamento sulla politica, che qui noi l'abbiamo saltato. Ma noi pensiamo veramente che si possano fare liberalizzazioni di un certo tipo, cambiare situazioni di un certo tipo con un bipolarismo che è in bega quotidiana? Io penso di no. E c'è un bellissimo libro. C'è un bellissimo libro di London, uscito per i tipi della Bocconi, che ci parla di come hanno fatto le liberalizzazioni in America, di come hanno fatto più concorrenza in America. Le hanno fatto bipartisan. Perché per smuovere alcune cose o ci si mette d'accordo insieme oppure non si cambia. Per cui c'è anche una questione politica che va affrontata. Noi dobbiamo puntare ad avere un bipolarismo che sia in grado di convergere, non di continuare a divergere, di lacerare e di spezzare, perché su questo non si cambia, perché ognuno in un bipolarismo di questo genere è obbligato a inibire l'altro. Io non parlo di uscire dal bipolarismo, non mi interessa, non è un tema mio. Il mio problema è se il bene comune, il bene di tutti è in grado di mobilitare tutti indipendentemente da dove ognuno di noi si può schierare per i suoi ideali, per le sue necessità. Questo è il tema. Ultima cosa. Fino a quando l'Europa potrà continuare, non liberalizzando la sua agricoltura, a fare in modo che noi paghiamo di più una mucca rispetto a quello che diamo a un bambino africano, è un problema che sta dentro questa questione. Prego. Giusto due minuti. Io credo che si possano fissare due questioni. Una è la questione di cui abbiamo discusso anche in questa sede, che come si affrontano, si limitano, si chiudono le rendite di posizione in questo Paese. Questo è sicuramente un tema di libertà, è un tema di liberalizzazioni,
è un tema anche di fluidità sociale. Siamo un paese che trasferimenti sociali dal basso all'alto ce ne sono pochi, anzi quasi per niente. Stabilità sull'alto, fantastica. Nel senso, noi andiamo per generazioni notai, per generazioni avvocati, per generazioni medici, farmacisti, vai quello poi. Ma quella è un'attività commerciale, come ereditare un supermercato. E perché altrimenti noi rischiamo questa voglia di libertà, che pure secondo me c'è, bisogna essere anche un po' ottimisti rispetto a questo paese. Cioè esiste una piccola e media impresa attiva in questo paese che scommette anche sull'innovazione. Esistono ragazzi che vanno a scuola, vanno all'università e hanno voglia di giocarsi la partita in una logica di correre insieme e non di correre l'uno sull'altro. Quindi di concorrenza vera, non di sopraffazione. Però bisogna aprirglielo questo paese, non so come dire, cioè bisogna un po' di porte spalancarle, poi qualcuno quando le spalanchi si ammaccherà un po', urlerà un po', e pazienza. E ritorna però l'ultima cosa che diceva Pezzotto, cioè quanto questo paese è in grado di leggere il bene comune come credito che chiunque può riscuotere alle prossime elezioni e non come elemento di contrapposizione perché tu hai avuto una buona idea, io non te la faccio fare soltanto perché se tu la fai poi la prossima volta mi freghi e prendi 3 voti più di me. Cioè, quanto in generale, alla fine, in maniera un po' banale, si vuole bene a questo paese? Questo è il punto. Perché gli ingredienti ci sono tutti, anche dal punto di vista della finanza pubblica. Ci sono tutti, basta, come dire, essere ragionevoli, ci sono tutti. Quello che manca è un, come dire, è il lievito forse. E il lievito va condiviso da chi governa e da chi non governa, non perché si debbano mettere insieme e fare chissà che, non è questo l'argomento. Ma forse noi tutti come elettori dovremmo chiedere a chi ci rappresenta da una parte e dall'altra, rispetto al prossimo mandato che gli daremo fra 5 anni, cosa hai fatto per il bene comune, tu che sei stato opposizione o tu che sei stato maggioranza? Quante volte ti sei opposto strumentalmente o hai proposto strumentalmente una cosa solo per il vantaggio di mezzo titolo su un giornale? Ecco, se cominciassimo a ragionare così, se quelli che hanno bisogno che queste porte vengano spalancate cominciano a ragionare così, necessariamente poi la politica avrà modo di modificare qualche suo atteggiamento, tenendo conto comunque di una cosa, che a prescindere da quello che la politica vorrà fare, esiste un paese del fare, dell'intraprendere, che si incrocia nei posti più strani, che individua percorsi, come dire, con le modalità più strampalate e che poi porta successo a questo paese. Sarebbe l'ora che queste capacità trovassero un giusto appiglio, non un aiuto, un giusto sostegno, giusto. Grazie. Ma io vorrei dire a Mazzotta che è giusto quello che lui ha detto, riprendendo un po' il testo del mio intervento, ma vorrei anche dire che il mio intervento, nell'intimo perlomeno, se non sono riuscito a dimostrarlo, è un intervento di chi ha fiducia nello sviluppo. Ha fiducia nello sviluppo perché i travagli che si sono vissuti, non solo in Italia, assolutamente all'estero non sono stati da meno, hanno fatto ritornare a una regolamentazione che certamente è stata piuttosto forte, ma ci avviano a una deregolamentazione che, ho detto, terrà conto, secondo i principi che oramai sono internazionali e particolarmente radicati in Inghilterra, di costi-benefici, quindi di ridurre la regolamentazione, quindi di liberalizzare.
ma hanno fatto ritornare anche la convinzione che il profitto non può essere l'unica anima che deve spingere le società in genere, di qualsiasi sia la loro nazionalità. Quindi porta all'apertura dei mercati, e l'apertura dei mercati porta certamente a miglioramenti dello stato generale, della produttività di tutti, a benefici per le piccole e medie imprese. Bisognerà che questa convinzione, che è radicata certamente in coloro che più attenti e più vivono questi problemi, si diffonda per le rami e sia diciamo anche unita a una forma di educazione, perché è giusto quando si dice uno non può andare a investire il suo denaro, il piccolo imprenditore, e va e dice datemi l'obbligazione che mi rende di più. Io vi potrei raccontare una barzelletta su questo, anzi la racconto perché la sanno tutti. Un presidente di Consob, che è diventato presidente di Consob, aveva un piccolo risparmio, disse non potendo investire vado ad investirle in una entità esterna. E sapete dove l'ha investita? Nell'obbligazione argentina. E certamente non è stato quello che ha potuto chiedere il rimborso. Dico questo per dire, quindi l'educazione di tutti coloro che vivono la vita economica, ma anche dei singoli, anche del singolo risparmiatore, anche del piccolo pensionato, è bene che venga fatta. La Consob su questo fa molto e credo che sia l'unica che anche per riconoscimento dell'OCSE ha avviato un investor education, per cui sia nel sito che in tutte le circostanze possibili illustra le difficoltà o meno che ci sono e i diritti e le acquisizioni di notizie che devono avere coloro che investono. In questo forse anche coloro che esercitano il credito, ma anche le imprese possono avviarsi in questa opera di educazione, di illustrazione, perché potrà portare certamente a una maggiore consapevolezza e quindi a minori rischi e maggior fiducia. Io però confermo che sono fermamente fiducioso che le prospettive, pur con le grandi difficoltà, sono prospettive di sviluppo, sono prospettive di consapevolezza e sono prospettive in cui l'etica in fondo ritornerà ad avere la sua parte. Peraltro, ce l'ha detto anche Giovanni Paolo II nel Centesimus Annus, quando parlando in prospettiva del profitto e dell'impresa, lui disse l'impresa è una comunità di uomini, e intendendo uomini non ha inteso esseri inanimati o ricercanti solo il profitto, mentre il profitto è un indicatore del buon andamento dell'azienda, ma non è l'unico. Perché il profitto è lo strumento attraverso il quale cresce il benessere individuale, ma cresce la ricerca, cresce la fiducia e cresce anche la bontà, perché quando uno è sereno forse è più disponibile ad aiutare il prossimo. E credo che questo sia uno dei punti fondamentali che nel meeting tutti noi sentiamo profondamente. Nel ringraziare i relatori per i loro interventi, concludo richiamando una preoccupazione che a noi sta molto a cuore, riprendendo un'espressione usata da Mussari quando diceva della fluidità sociale, che voleva dire in qualche modo salviamo quello che di bene c'è. Da questo punto di vista, per salvaguardare quello che di bene c'è, dunque il soggetto, perché il mercato si può regolamentare la natura dell'intervento che si fa, la prestazione, però bisogna stare molto attenti a non definire chi sono i soggetti che possono competere sul mercato. Perché questo attiene alla sfera della libertà, così come dicevo all'inizio dell'incontro. Allora il problema che poneva Mussari, io lo sento molto vero, e io credo che una forma sia quella, e necessaria, sia quella auspicata sul tema della convergenza politica. Ci sono su alcune questioni di fondo dove le parti politiche devono in qualche modo confrontarsi e far percepire al Paese che c'è un disegno buono. Dopo certamente ogni azione crea attiva sempre una reazione negativa da parte di alcuni e favorevole da parte di altri. Il caso del decreto Bersani, io lo vedo, non possiamo sempre dire di no a tutto. Cioè Bersani ha attivato un'azione che secondo me di per sé è positiva, perché mette in gioco, si può discutere sulle modalità e soprattutto sulla necessità di far capire qual è il disegno complessivo, perché se ci si ferma prima viene recepita come un'azione in qualche modo che tende a punire e a colpire una parte. Se lo si guarda dentro un disegno complessivo, secondo me è un fatto positivo.
perché dopo necessariamente abbiamo sempre questo aspetto qui. Dicevo un'intervista a Mussari sempre giorni fa sul Corriere della Sera, ci sono tanti taxi, ma sono molto più le persone che prendono il taxi. Voglio dire, c'è sempre un problema di equilibrio. Dentro questo però sicuramente due preoccupazioni di fondo. Il tema della metodologia che deve necessariamente trovare punti di convergenza politica. Non si possono fare alcune scelte importanti per il Paese fatte senza un'azione, diciamo, combinata e coordinata, che non vuol dire inciucio, vuol dire in qualche modo voler bene a questo Paese, guardandolo per quello che è. Noi abbiamo piccoli imprenditori, non abbiamo la grande azienda, su tutti i problemi che abbiamo e dobbiamo guardarli per quelli che sono. Un altro tema, stiamo attenti perché il mercato, così come lo concepiamo noi, come fattore di libertà, espressione di una libertà nell'economia, dobbiamo salvaguardare i soggetti. I soggetti non devono portare necessariamente tutti lo stesso cappellino, possono essere anche diversi. La molteplicità dei soggetti vuol dire la molteplicità dell'attenzione e la realizzazione e il compimento vero della libertà. Io credo che ci sono alcuni servizi che per loro natura, il campo del welfare, per loro natura l'elemento ideale non ha prezzo, però può essere un fattore di mercato, però non ha prezzo, non trovo un corrispettivo. Questi saranno non le sfide di ieri, ma sono le sfide di questi giorni. Questo è il problema di fondo. Noi non possiamo non liberare e valorizzare tutto questo, che sia di destra o di sinistra, non importa. Qui ci deve essere un disegno complessivamente buono. Concludo invitandovi alla lettura di Atlantide, che è la rivista della Fondazione per la Sussidiarietà, che su questo numero tratta il tema della liberalizzazione e libertà. Ci sono tanti contributi di vari esponenti di pensieri di espressioni culturali diverse che affrontano anche temi molto specifici. Io vi consiglio di leggerli questi strumenti, perché chi lo fa costano molta fatica, costano tantissimo, sia di persone che gratuitamente danno il proprio contributo, però se ci sono, voglio dire, vanno valorizzati come strumenti, perché si va oltre l'ovvio e le cose ripetute, i luoghi comuni, gli slogan, che molte volte fanno comodo perché c'è una maggiore audience, però quando ci si alza al mattino vediamo che la vita è molto più complessa e difficile. Ringrazio tutti e buona continuazione meeting.